Capitolo undicesimo, ora et labora. Quella casa dove abitava Marcello, sopra il piccolo paese di Viole di Assisi, ora San Vitale, immersa nella quiete degli oliveti, cominciò a risuonare della salmodia prevista dalla regola benedettina. Le facevamo tutte le ore di preghiera, a cominciare dal notturno. Ci si alzava nel cuore della notte e ci si immergeva in un lungo ufficio di salmi, letture bibliche dei padri della Chiesa. Poi all'alba l'ora prima, poi ancora l'ora terza, l'ora sesta, mezzogiorno, la nona, i vespri, la compieta. Cantavamo tutti i 150 salmi del Salterio nel corso di una settimana e in più avevamo fatto una raccolta di inni e canti composti da noi. La parola di Dio, letta, ascoltata o salmodiata, e gli scritti dei santi padri echeggiavano nelle nostre menti e nei nostri cuori anche quando poi si passava alle attività lavorative. La regola di San Benedetto modellava tutti gli aspetti della vita comunitaria. I pasti, ad esempio. In certi giorni o periodi dell'anno noi adulti ne facevamo uno al giorno, in altri periodi due. La campanella suonava periodicamente nella giornata per chiamare agli incontri di preghiera. Si lasciavano in sicurezza gli attrezzi di lavoro e ci si affrettava a ritrovarsi coi fratelli attorno alla parola di Dio. E se qualcuno arrivava tardi, stava prostrato a terra. Sì, perché la campana era la voce di Dio che chiamava a distaccarci dalle cose terrene per pensare alle cose celesti. Un giorno dovremo lasciare tutto. Per gli adulti il vitto era piuttosto frugale. In certi periodi di bisogno si coglieva l'erba dei campi o si saliva sul subasio a cogliere le bacche commestibili, ma poi la provvidenza tornava sempre a bussare al portone della casa, proprio come avveniva ai tempi di San Benedetto, quando, esaurita ogni scorta alimentare, i monaci trovavano al mattino sacchi di farina lasciati anonimamente alla porta del monastero. Avevamo lasciato tutti il nostro lavoro secolare e messo in comune quanto avevamo. Per questo la benestante famiglia viennese di Angela aveva pensato bene di diseredarla e lei, contenta, aveva firmato la rinuncia alla sua parte di eredità. La comunione dei beni, questa forma di comunismo cristiano, sembrava per tanti che ci guardavano dall'esterno una operazione troppo impraticabile, cose che andavano bene ai tempi dei primi cristiani, dicevano. Alcuni, dal di fuori, pronosticavano non più di un anno di durata per questa pazza avventura comunitaria. Eppure, così leggevamo che vivevano le prime comunità cristiane e così ritenevamo che si potesse vivere anche noi. Tutti coloro che erano diventati credenti, scrive San Luca negli Atti degli Apostoli, stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. Mettere insieme i beni, cosa tutto sommato fattibile e in fondo liberatoria, come via per raggiungere una più impegnativa, vera comunione dei cuori nell'amore di Cristo,
il che è il carattere fondante e imprescindibile di ogni vera comunità cristiana. È difficile condividere il clima spirituale che si viveva in quegli anni. Avevamo preso sul serio la parola di Dio e avevamo preso sul serio la regola benedettina che Dio ci aveva messo tra le mani. Sentivamo di avere a che fare con Dio stesso, non con un progetto umano, né con un uomo dall'indubbio carisma e tanta buona volontà qual era Marcello. Respiravamo quel santo timore che aleggiava nelle prime comunità, come scritto negli Atti degli Apostoli. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. E segni e prodigi avvenivano per davvero, meriterebbero un libro a parte. Uno almeno lo voglio raccontare. Austin era un giovane studente nigeriano che avevo conosciuto all'Istituto per Geometri di Terni, dove avevo insegnato per qualche anno. Stava sempre male, accusava forti dolori alla testa, fino ad avere dei blackout, si era già sottoposto ad un intervento chirurgico, ma senza alcun risultato. Lo invitai a venire ad Assisi presso la comunità, dove poté incontrarsi con Marcello, il quale cominciò a pregare per lui, finché ricevette dal Signore la rivelazione che quel ragazzo era posseduto da spiriti maligni. Austin confermò di essere stato oggetto di un maleficio nella difficile realtà familiare e culturale da cui proveniva a causa della rivalità esistente tra le due mogli del padre. E Marcello, ignaro di quelle norme canoniche che riservano la pratica dell'esorcismo soltanto a sacerdoti che si distinguano per pietà, scienza, prudenza e integrità di vita, trovò la fede e la forza dell'amore per pregare su di lui imponendo le mani e liberandolo da quegli spiriti che tormentavano la sua anima e facevano star male il suo corpo. Mi è difficile dimenticare come Austin si contorcesse sbavando e urlando, ma infine vedemmo il suo volto, che prima dell'esorcismo era tutto ricoperto di bolle. Ora, dopo la preghiera, sano e con la pelle liscia e vellutata. Il lancinante mal di testa era sparito e lui testimoniava di sentire una pace mai provata prima. Ma, come dice Gesù nel Vangelo, se chi è liberato dal maligno non si converte poi veramente, la sua condizione finale può diventare peggiore. Fu così che, durante una preghiera comunitaria, Marcello ebbe per Austin, che ora desiderava di far parte della comunità, una visione niente affatto incoraggiante e la condivise così come l'aveva avuta. Austin era un rapace che contrabbandava oro, al che lui si inginocchiò tutto tremante e confessò che con un suo cugino stava trafficando lingotti d'oro dalla Nigeria.